nei locali della città del Busto di Catania, sede della scuola del Gambero Rosso, con Peppe Causarano che stasera ha guidato i ragazzi nella loro prima uscita ufficiale di preparazione di una cena. Com'è stata questa esperienza? Bella serata, i ragazzi insomma dopo un bel percorso di formazione fatto da me e da altri bravissimi colleghi, hanno iniziato dalle basi della cucina, hanno continuato insomma con un percorso lungo e professionale, organizzato bene dal Gambero Rosso, fino ad arrivare a questa sera a creare una cena, a creare dei piatti, ad ospitare anche 50 persone, a servirle in un'ora con un desiderio successo. Il successo l'abbiamo assaggiato e visto anche negli occhi appunto dei ragazzi, nella loro emozione, dei piatti assolutamente rivisitati e particolari. Però hanno scelto lei è un giovane chef con un'esperienza notevole alle spalle e fra i grandi nomi che li hanno guidati, però come diciamo prima uscita è stato Causarano. Com'è stata questa diciamo esperienza e anche emozione? Bella esperienza, vuol dire insomma che si è lavorato bene con i ragazzi hanno trovato magari in me il giusto partner, il giusto persona che li può aiutare, li può seguire un'esperienza del genere, comunque anche gli altri, tutti bravissimi cuochi, tutti grandi professionisti, però comunque per me anche è merito di orgoglio e di piacere. Lei, Causarano, ha lavorato per 3 anni da Peppe il Barone alla Fattoria delle Torri, che è comunque una grandissima location, fra poco la lascerà per andare altrove. Ci vuole raccontare qualcosa? Sì, dopo 3 anni insomma è una grande esperienza, guidando la cucina con grande soddisfazione, anche il mio percorso va verso Locanda Curfi, quindi un'azienda importante sia nel mondo del vino e da qualche anno sia anche nel mondo della ristorazione e dell'accoglienza.